Mini sprint a salvezza, 13 partite alla fine del campionato, 3 da giocare nel giro di pochi giorni. Si parte subito nel prossimo weekend per arrivare a domenica 17 marzo, l'ultimo turno prima della sosta con il campionato che si fermerà per il doppio impegno della Nazionale Azzurra di Roberto Mancini. In attesa dei primi verdetti definitivi, il Chievo di Mimmo Di Carlo a meno 11 dal quartultimo posto sembra ormai spacciato, le prossime 3 giornate potrebbero indirizzare e cambiare le sorti della corsa a salvezza. Per il Frosinone di Marco Baroni, dopo la trasferta del Ferraris con il Genoa di Cesare Prandelli, ci sarà il match interno contro il Torino di Walter Mazzarri. Molte chance salvezza, però, i giallazzurri se le giocheranno al Castellani nello scontro diretto contro l'Empoli di Beppe Iachini. Fare più punti possibili e soprattutto non sbagliare l'appuntamento in terra toscana del 17 marzo sarà fondamentale in casa Frosinone. Due scontri diretti nelle prossime 2 partite attendono invece il Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoblù giocano bene ma raccolgono poco. Udinese in trasferta e Cagliari in casa saranno le prove di maturità per una squadra che sembra in ripresa ma ancora non ha certezze in chiave futura. Classifica alla mano, l'Empoli cercherà l'allungo già sabato contro il Parma, che però in trasferta viaggia a 1000 all'ora. Caputo e compagni affronteranno poi la Roma all'Olimpico e, come detto, il Frosinone in casa rischia tantissimo e calendario alla mano sembra quella messa peggio. L'Udinese di Davide Nicola oggi a quota 22 punti ma con una partita in meno. Lasagna e compagni non possono sbagliare contro il Bologna, anche perché poi ci saranno 2 partite, entrambe in trasferta, piuttosto complicate contro Juventus e Napoli. Spalle e Cagliari possono ancora amministrare un discreto vantaggio, ma guai ad abbassare la guardia, soprattutto nelle prossime 3 giornate, quando partirà il primo sprint salvezza.